Eccoci amici rossoneri, ben ritrovati, buona giornata da Milanello. Iniziamo una nuova settimana con tanti aggiornamenti sul Milan. Ci saranno diversi focus sul calciomercato, prima però bisogna partire da questo video, per forza di cose. Ho davanti il PC così vi do informazioni, diciamo così, un po' più concrete sui tagli che il Milan farà, il risparmio, il tesoretto e anche il budget. Sarà quello promesso a Ragnik o sarà rivisto? Vi spiego tutto. Partiamo insomma da chi... Analizzerò appunto la rosa del Milan e vi dirò chi resta, chi va e gli incerti, quanto si può risparmiare e quanto si può monetizzare. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, basta cliccare qui sulla bandierina rossonera, attivate anche la campanella così non vi perdete nulla sul mondo del Milan. Allora, partiamo subito. Donnarumma dovrebbe rinnovare il contratto, usiamo il condizionale, sicuramente resta anche l'anno prossimo, non è un risparmio, anzi potrebbe avere magari qualche bonus in più sull'ingaggio. Ma ci sentiamo di dire che resterà, così come il fratello, più che altro per assenza di offerte, speriamo con un rinnovo, così che il Milan non lo perderà poi a zero tra un anno. Per quanto riguarda Begovic, dipende da Reina, se Reina torna e fa il secondo, a quel punto Begovic va via, se Reina, viceversa andrà altrove e risulta che voglia giocare l'ultima stagione, forse da titolare, allora Begovic potrebbe anche restare. Ci spostiamo in difesa. Per adesso non abbiamo risparmiato molto, poi mi segnerò anche eventualmente i risparmi, anzi in diretta con voi mi recupero anche una penna così che poi facciamo la somma e il totale. Romagnoli resta, mi aspetto che rinnovi il suo contratto in scadenza nel 2022 all'inizio della prossima stagione, magari in autunno. Musacchio, scadenza 2021, il Milan non vuole rinnovargli il contratto o va via quest'estate o va via a zero tra un anno. Il procuratore però lo sa già, deve trovarsi una squadra, il Milan non vuole puntare su di lui. E preferirebbe cederlo. L'infortunio complica un po' i piani delle cessioni, ma credo che alla fine il giocatore andrà via. Con Musacchio il Milan può risparmiare l'ingaggio, ma poi ne prenderà un altro, quindi non considererei il risparmio dell'ingaggio, diciamo 4-5 milioni, sperando di arrivare a questa cifra, magari più sui 4 milioni di euro del cartellino. Duarte, scadenza 2024, difficile monetizzare. Perché lui quest'anno ha giocato pochissimo per i problemi fisici, potrebbe andare via in prestito, magari se Milan trova un estimatore, incassare quei 6-7 milioni di euro per non fare minusvalenza. Al momento però non parlerei di risparmio con Duarte e vedo più probabile l'ipotesi del prestito o della conferma, quindi diciamo che è incerto, se si riesce a cederlo bene altrimenti lui resta, con Musacchio invece che andrà via. Che ha e resta, ben venga, rinnovo assolutamente il principe azzurro della difesa, un grande muro. E il Milan ha trovato davvero un giocatore fondamentale. Con la permanenza di Pioli rimane anche Gabbia. Fosse arrivato Ragnik, Gabbia sarebbe potuto andare via come pedina di scambio, magari per altri giocatori. Vediamo ad esempio Milenkovic della Fiorentina. Gabbia resta, Theo Hernandez resta, nonostante piaccia molto a diversi club dell'Europa. Riccardo Rodriguez, scadenza 2021, il Milan deve cederlo. Torna dal PSV, potrebbe andare a giocare in Germania. In questo caso il Milan si accontenterebbe di, considerando un po' di 3 milioni, 3-4 milioni di euro, direi anche più di 3 milioni perché ormai è quasi tutto ammortato. Per quanto riguarda Conti, resta, giocatore che ha il contratto di scadenza nel 2022, ha ancora bilancio per diversi milioni, quindi non arriveranno offerte in grado di coprire quella cifra. Viceversa, Calabria va via, prodotto del settore giovanile, intera plusvalenza, in questo caso Milan potrebbe monetizzare. Credo intorno ai 10 milioni, dai. La stagione non è stata esemplare, magari 8-10 milioni, restiamo su questa cifra, anche perché le valutazioni dopo quello che è successo si sono un po' ridimensionate. Bennacer resta, almeno che non possa essere sacrificio per arrivare a Tonali. Oggi dico che resta, ma è un giocatore sul quale hanno messo gli occhi diversi club, su tutti il PSG e il City, come vi avevamo anticipato mesi e mesi fa. Però se mi dite di puntare 2 euro, dico che Bennacer resta. Biglia fortunatamente va via, in questo caso risparmiamo l'ingaggio, 3,5 milioni, che sono 7, quindi al lordo. Poi faremo il totale, che si resta sicuramente con Pioli, che lo ha valorizzato. Buonaventura con Pioli, magari ha qualche chance in più di restare, ma credo che alla fine andrà via. In questo caso il risparmio è di circa 4,5 milioni al lordo. Poi Krunic credo che andrà via. Il Milan potrebbe monetizzare una cifra comunque bassa, a meno che resti per fare le alternative ai titolari, ma il Milan vuole cederlo per cambiare poi pelle a centrocampo. In questo caso siamo sui 4 milioni di euro.
Salemakers resta, è stato confermato, l'Axalt va via, potrebbe entrare nell'operazione Miranchuk, speriamo, con la Lokomotiv il prezzo non è tantissimo, non parlerei neanche di risparmio perché poi il Milan deve prendere un sostituto e poi è una parziale contropartita. Veniamo a Paquetà, giocatore in scadenza nel 2023, difficilmente il Milan riuscirà a monetizzare per lui, ma si potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio. Piace alla Fiorentina. Il Milan ha messo gli occhi su Milenkovic, anche sullo stesso Vlahovic. C'è l'ipotesi prestito se non va via con un'operazione di scambio, ma Paquetà con ogni probabilità andrà via. Non lo metto però nei risparmi in questo momento. Il Milan poi ha Lilovic che rientra dal prestito, giocatore in scadenza nel 2021, nell'Ereven ha giocato poco o nulla, piace al Benfica, in questo caso eventualmente si risparmia qualcosina di ingaggio, diciamo che se va via andrà via sicuramente, facciamo una cifra simbolica di 1 milione. Çalhanoğlu resta e dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021, io ho pochi dubbi su questo. Castillejo, so che il Milan vuole alzare la qualità, quindi nel ruolo di trequartista di destra rispetto a Salemakers, Castillejo vuole inserire un titolare. Attenzione perché Salemakers potrebbe anche essere arretrato tra i terzini. Castillejo potrebbe essere un sacrificio, scadenza 2023, se si arriva a un giocatore un po' più importante. Io credo che alla fine resterà, mettiamolo però tra gli incerti. Non metto quindi una plusvalenza in questo caso perché è tra gli incerti. Resta sicuramente Rebic. Giocatore che verrà riscattato dall'Eintracht, lo ricordiamo, magari nell'operazione André Silva. Per quanto riguarda Leao, con la conferma di Pioli credo che resterà. Non ricorderete qualche settimana fa in conferenza stampa Pioli disse il vero Leao lo vedremo l'anno prossimo. Quindi lui punta sul giocatore ex Lille, anche perché non arriveranno offerte per una cifra importante, però resta Rebic, resta Leao. Mi aspetto che resti anche Zlatan Ibrahimovic con un ingaggio inferiore rispetto ai 6 milioni di euro che lui chiede, ma che è un punto fondamentale per il Milan, che comunque andrà a prendere un altro attaccante. Allora, adesso vado a fare un rapido calcolo, me lo sono annotato sul foglio. 4 più 3, 7 più 10, 17 più 7, 24 più 4 e mezzo, 28 e mezzo, 32. Ecco, in questo caso parliamo di un tesoretto di circa 33 milioni di euro, al quale vanno aggiunti i 24 milioni di Suso, quindi siamo nei piani del Milan a un risparmio di 57 milioni di euro. Qualche giocatore devi comunque sostituirlo, ma non gli darai mai 3 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo di ingaggio, vedi Bonaventura, vedi Biglia. Quindi 57 milioni ci sono da queste cessioni, risparmi, qualcuno rientrerà, diciamo una cinquantina di milioni di euro più una metà che arriverà, più, scusate, di questi 50 milioni, metà andranno nel mercato, quindi 25. So che per Ragnik era stato stanziato un budget di 75 milioni di euro, Pioli però, ed è anche uno dei motivi per cui è stato confermato, è meno esigente, quindi ipotizzo che i 75 non verranno più destinati al mercato, si potrà scendere magari a 50. Però 50 più metà delle cessioni siamo intorno ai 75 milioni di euro, con i quali si può, secondo me, fare un ottimo mercato. Anche perché il Milan andrà a prendere giocatori giovani, che non costano tantissimo, diciamo come cartellino intorno ai 15-20 milioni. Il sogno Tonali costerebbe un po' di più, 30, ma a quel punto verrebbe fatto magari un altro sacrificio. Con questa cifra, 75-80 milioni di euro, secondo me si può fare un mercato interessante e mirato. Terzino destro, alternativa a sinistra, un difensore centrale da far crescere, centrocampo uno che può fare anche titolare più un altro che può fare la riserva, poi il trequartista di destra, un'alternativa magari a Çalhanoğlu e Rebic e un numero 9. Sono tanti, qualcun altro potrebbe anche partire, magari da Paquetà si riesce a ottenere qualcosa in più. Miranchuk sarebbe l'operazione Laxalt più dei soldi, ad esempio. In generale, comunque, c'è anche l'operazione André Silva, ricordiamolo, che potrebbe portare altri soldi. In generale, credo che si possa costituire un tesoretto importante. In generale, scusate, lo dico ancora una volta, la ripetizione, sui 70-80 milioni di euro Milan li può investire, non sono pochi, vanno investiti però in maniera oculata e intelligente, cercando di trovare i giocatori giusti al posto giusto e al momento giusto, preferibilmente giovani, magari anche con qualche parametro zero, giocatori esperti che si possono inserire e dare qualcosa in più alzando il livello della squadra. Che cosa ne pensate? Scrivetelo ovviamente nei commenti qui sotto.
mettete il like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, cliccate qui sul nostro canale Milanello per non perdere nulla sul mondo del Milan, video ogni giorno e ovviamente aggiornamenti in tempo reale. Un abbraccio e grazie.